Bentornati ed è un piacere per me parlare di corse, sapete che sono un corsaiolo e in modo particolare di questa classe automobilistica e di questa nuova vettura sviluppata appositamente per la salita in montagna Pikes Peak, che è una delle più impegnative al mondo. L'ha guidata un pilota d'eccezione, qual è Sébastien Loeb, e hanno vinto la Pikes Peak del 2013, Sébastien Loeb con la Peugeot 208 T16. Vediamo il servizio. Sébastien Loeb e la Peugeot 208 T16 Pikes Peak hanno polverizzato il record della Pikes Peak con un tempo di 8 minuti, 13 secondi, 878 millesimi sui 20 km che portano ai 4200 metri della vetta di Pikes Peak. Sébastien Loeb e la Peugeot 208 T16 Pikes Peak non hanno vinto soltanto la cronoscalata più alta del mondo, ma hanno soprattutto stabilito un record eccezionale dopo aver sfiorato i precipizi a 145 orari di media. Giunto nella zona di partenza sin dalle 7 del mattino per assistere al briefing, Sébastien Loeb si è dovuto armare di pazienza prima di scattare per la sua salita della 91esima Pikes Peak International Hill Climb. Sébastien Loeb ha dovuto aspettare che gli 83 motociclisti iscritti finissero il loro turno prima di lanciarsi a sua volta sulle oltre 150 curve del tracciato. Non avevamo nessuna indicazione precisa riguardo all'ora di partenza e intanto vedevo le nuvole accumularsi sulla vetta. Ero abbastanza preoccupato perché temevo l'arrivo della pioggia, ha detto il campione francese. La partenza liberatrice è stata data verso le 11:30. Per fortuna, il campione francese ha potuto affrontare le insidie di questa strada unica in condizioni di aderenza ottimali, perché la pioggia, seguita dalla grandine, ha iniziato a cadere qualche minuto dopo il suo arrivo. Alla fine di una salita pressoché perfetta, Sébastien Loeb e la Peugeot 208 T16 Pikes Peak hanno tagliato il traguardo dopo soli 8 minuti, 13 secondi, 878 millesimi dalla partenza. Una prestazione incredibile che permette a Loeb e a Peugeot di battere abbondantemente il record fatto registrare l'anno scorso da Ries Nielen con il tempo di 9 minuti, 46 secondi, 164 millesimi. Pensavo di poter segnare un tempo di 8:20, magari di 8:15, ma questo risultato è decisamente migliore, ha confessato il 9 volte campione del mondo rally subito dopo aver tagliato il traguardo. Alla partenza ho avvertito una tensione davvero particolare perché questa salita rappresentava il culmine di 8 mesi di lavoro per tutte le equipe Peugeot Sport e per i nostri partner Red Bull, Total e Michelin. Esitavo ad attaccare a fondo o a fare il tempo, ma una volta partito non ho potuto fare a meno di andare al limite di questa vettura fantastica. Il successo di Sébastien Loeb si aggiunge alle vittorie ottenute in Colorado da Peugeot nel 1988 con Ari Vatanen e nel 1989 con Robbie Unser. Quest'ultimo, tra l'altro, era presente quest'anno nella squadra francese per vivere dall'interno le emozioni di un record difficilmente battuto.